Sì, dammi che me lo scrivo. Ci sono emozioni che non si possono dimenticare e profumi che ti aiutano a ricordarle. Le tradizioni diventano parte della tua vita e con esse il loro gusto, unico e inconfondibile. Spero che anche per mio figlio sarà così un giorno, ma credo sia già sulla buona strada. Italbontà, il sapore è nella tradizione. Amici sportivi, buonasera. Il leggerissimo ritardo, quindi dico ad Agostino: non sarà colpa mia se finiamo un po' più tardi. Andiamo subito con gli ospiti. Buonasera di nuovo, ben sintonizzati su Caffè Tube 24, canale 95. Abbiamo cartura al completo. De Negri, Adriano, il mister, Buonasera. che mi ha promesso in diretta dietro le quinte un provino presso la società Cartura, che andrà sicuramente male, il mio provino. Poi abbiamo Ragona. Adriano, presidente del Cartura. Adriano, nome importante, ne abbiamo due, nome Buonasera. storico, io lo leggo Adriano Panatta per la storia del tennis. E poi abbiamo a destro Alberto, Buonasera. coordinatore del settore giovanile, io dico anche un po' responsabile, così lui si arrabbia per dargli ancora più onore e anche giustamente per quello che fa per la società Cartura, che andremo a conoscere meglio. Non prima di aver presentato però sempre la pietra miliare del programma Agostino, che deve dire due parole per giustificare, diciamo, un'assenza importante. Sì, beh, l'assenza di Piero è più che giustificata, purtroppo ha dovuto recarsi l'altro giorno di gran carriera a Salerno, o meglio a Scala, dove è mancata la mamma della sua signora, di Maria Luisa. Siamo vicini alla famiglia Bonaventura, a tutti gli amici e i parenti che ha colpito appunto questi giorni con la mancanza della nonna Laurina, della bella età di 90 anni, Laurina di Scala. Condoglianze anche da parte di tutta la redazione sportiva di Caffè TV24 e anche dei nostri ospiti, credo di interpretare pensiero anche loro. La legge Certo. dello sport ci dice che dobbiamo andare avanti, a te la palla, Marco. Perfetto, intanto vi ricordo i numeri dei messaggi 393 810 7730, 393 810 7730. Parto con il mister Adriano, domandando ovviamente di come si sta comportando la squadra del ASD Cartura. Bene, no, intanto buonasera a tutti. Niente, noi per quest'anno ci avevamo messo come priorità di fare un campionato più possibile tranquillo. Dunque, con la vittoria di oggi, per la prima volta saremo fuori dai Ecco. play out. Mi auguro di fare magari anche meglio, ma magari mantenendo questa posizione in classifica. Ma insomma, anche perché fra l'altro mi sembra che sia anche un po' tempo di bilanci, perché insomma ci avviciniamo un po' al giro di boa, per Sì. cui già essere fuori dai play-out è una bella cosa. Quindi contento il tuo omonimo Adriano Ragona, al quale domando, ti ho già anticipato questa domanda prima della trasmissione, che la faccio a tutti i presidenti, devo farla. Per la par condicio, quanto difficile barra facile fare oggi presidente di una società di calcio? Beh, insomma, per noi a Cartura non è molto difficile, sinceramente, perché non siamo una società che spende e espande, quindi stiamo sempre con i piedi per terra e cerchiamo di raggiungere gli obiettivi con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione. Noi, come tante altre società, viviamo con contributi, sponsorizzazioni,
Però non siamo certamente una società che paga stipendi stellari ai ragazzi che giocano. Si viene a giocare per passione, per divertimento e ci limitiamo a qualche rimborso spesa. Quindi ecco, i nostri campionati sono molto limitati. Beh, le spese per i nostri campionati sono molto limitate, insomma. Ti fa onore e ti do del tuo ovviamente, perché è una domanda che faccio a tutti e anche un po' un messaggio che lanciamo anche a chi ci segue da casa, perché insomma le illusioni non fanno bene, no, certo, a nessuno. Abbiamo degli esempi, però noi non li seguiamo. Passo la parola a destro Alberto, che è coordinatore del settore giovanile, io ho detto anche un po' responsabile, anche in realtà lo è, ma magari vuole stare un po' dietro le quinte. Ti domando ovviamente, Alberto, di come sta andando la stagione, diciamo, quante squadre avete, quanti iscritti circa? Sì, circa. Sì, buonasera a tutti. Allora, la società Cartura di Escartura ha circa 90 di iscritti nel settore giovanile. Naturalmente la sua forza è quella di collaborare con società vicine, naturalmente nella ricerca di trovare sia sotto l'aspetto sociale che sotto l'aspetto sportivo un coordinamento per far sì che tutti questi ragazzini abbiano delle opportunità e di conseguenza aver poi un piccolo futuro nella nostra società, nella nostra compagine. Quindi avete quanti tesserati? Scusami. Una novantina circa. Ah, 90. Una novantina circa. Facciamo 5 squadre, dai più piccoli agli allievi, con l'obiettivo, certo, di arrivare poi anche a fare juniores. Naturalmente questo è un programma che è iniziato un paio d'anni fa, si collabora con altre società limitrofe, anziché avere uno scontro con le società si collabora, certo, si cerca di fare le squadre per annata, perché questo riteniamo in questo contesto possa essere sicuramente un vantaggio sia per noi come società sia per i ragazzini che, avendo tutti la stessa età, riescono, certo, ad avere maggiore soddisfazione. Ma mi fa piacere che hai detto che non c'è rivalità con le società limitrofe, che finalmente, certo, cade un po' di campanilismo calcistico che non porta bene a nessuno. Adesso grazie, ovviamente tornerò ancora con domande molto più difficili, perché non è che si parte così in maniera facile qua nel programma, no? Insomma, domande sono queste. Agostino, però lascio parlare a te, perché è una prima rubrica da mandare in onda, però ti lascio gestire. Vai, solo, sì, soffermarmi un attimo e mi complimento col presidente, quale ha esordito dicendo che una società che non ha certo stipendi stellari, qualche piccolo rimborso, magari ci sta qualche cenetta insieme, è vero? Sicuramente. Io riporto quello che mi ha detto un vecchio saggio, che non c'è più, e mi diceva: Agostino, ricordati che quando entra in una società entrano tanti soldi, le cose cominceranno ad andare male. Il più delle volte è proprio così. Allora, sono d'accordo con il presidente, manteniamo i piedi a terra, ha detto che circolano pochi soldi, minimo indispensabile, sono sicuro che le cose andranno bene. Andiamo con la prima rubrica, chiamo Davide ovviamente. Vai pure con la prima, Davide, rubrica. Io ti chiedo di mandare, ecco, perfetto. La Davide, prima rubrica, che è sempre offerta dalla ditta Gasport, chi sale e chi scende. Allora, chi sale e chi scende, questa settimana sale la Miranese. La Miranese che consolida la sua classifica vincendo sul difficile campo del Bignasco, che rimane in vetta ma sente il fiato sul collo delle veneziane. Chi sale e chi scende? Qui scende il Montagnana. Il Montagnana invece scende, lascia l'intera posta all'Atletico Conselve, secondo KO in una settimana. Nulla è compromesso, zona UEFA affollata. Sale sempre il Codevigo, continua, aveva fame di punti e dopo alcuni pareggi in camera 3 punti preziosissimi a spese del Pontecor. E mentre scende Giarre, nello scontro diretto col Redentore, esce sconfitto per 3-0. Gli obiettivi rimangono invariati, ma va certamente rivisto qualche reparto. Questa è la nostra prima rubrica. Beh, sono di questa contento settimana. Per il Codevigo, saluto anche il mister Piron, ma anche presente. Dopo spenderemo anche qualche, sì, parola. Mi devo scusare in diretta Codevigo, anche con presidente Viale, come al solito, perché c'era un impegno. Ecco, abbiamo un po' di messaggi. Bene, forza Cartura con qualche A finale. Bene, quindi mi ci fa piacere, già, quindi siamo già molto attivi. Condoglianze Giuseppe Piccolo da arbitro Riccardo Collina, saluti a, certo, tutti. Sì. Salutiamo. Certo, salutiamo Riccardo, che sicuramente, esatto, sì, è, sì, lì, sì, che ci sta seguendo. Infatti, io vorrei andare con, prego, il notiziario, prego, per non perdere, sì, le buone abitudini. E dopo lascio a te la parola con i nostri ospiti. Certo, certo. In questi giorni la Chiesa ricorda i santi Ilaria, Eligio, Silverio, Ansano. Ansano è il patrono di Siena, che sicuramente Marco non lo sapeva. Anche Raffaele, Rodolfo, Francesco, Saverio,
Cassiano, Bibiana e Viviana. Io di Viviana in famiglia, in casa ne ho ben due, dunque sono dei pochissimi, certo, fortunati. Oh, ricordiamo il 4, Santa Barbara, quale sono particolarmente legato, protettrice dei vigili del fuoco, dei minatori e degli artificieri. Dicembre gelato non va disprezzato, questo è il proverbio di questa settimana, visto che abbiamo iniziato il mese di dicembre solo ieri. Vai pure, se devo, se devo essere onesto, di quei santi non conoscevo neanche uno, se devo dire la verità. Ilaria, Eligio, c'è, famoso, c'è, padre Eligio, no. No, sono inutile che stia qua a dire, non conosco neanche uno. Quindi vado anche questa sera erudito, a casa erudito, anche i nomi non... Sì, forse l'ultimo no, non conoscevo nessuno. Allora, no, mi piace perché Agostino è molto puntuale con questa rubrica che mi incuriosisce, perché ogni sera, ogni domenica sera ascolto. Ma dobbiamo dare spazio ai nostri ospiti. Sì, sì. Hai cartura questa sera. Hai cartura, esatto. Allora, Adriano, io ti domando della partita di oggi, vado subito sul rettangolo verde per domandarti com'è andata oggi, insomma. Beh, se guardiamo il risultato sembrava una passeggiata, ma in realtà non è stata così. Avete giocato con San Piero in volta. È stata dura, lo sapevo, ho cercato di farglielo capire per bene durante la settimana e anche oggi prima della partita ai miei ragazzi, ma il primo tempo è stato veramente disastroso e in effetti abbiamo chiuso sotto di un gol. Poi grazie anche alla grande panchina che mi ritrovo, abbiamo fatto 4 cambi, sembra che li abbia azzeccati e siamo riusciti a ribaltare. Il risultato finale, mister, scusa, 3-1. 3-1, se non so, non ce l'ho chiesto, ma... anche perché non è facile gestire i cambi, per insomma li hai azzeccati, quindi 3-1 mi sembra anche un buon risultato. Passo ad Adriano domandando qual è stata la molla che ti ha fatto, che quale molla ti è scattata in testa per farti fare il precedente? Sì, o se non sei stato costretto, non credo, però insomma. Ma forse è stata anche un po' colpa sua. Ecco, così dopo giriamo la domanda anche a lui. Sempre colpa di Alberto Destro. Giocavo a calcio, avevo 25 anni e per farmi smettere hanno trovato il modo elegante di dirmi: senti, è ora che tu cominci a fare il dirigente, ne abbiamo bisogno, e pensavamo di fare una società nuova, perché al tempo eravamo una polisportiva, calcio, pallavolo, basket, di cartura. E lui è Sergio Terrasan, che è il nostro presidente onorario, carissimo, che ricordo sempre. Colgo l'occasione per salutare, certo. E mi hanno chiesto di fare insieme a loro di costituire una nuova società calcistica. E abbiamo costituito l'SD Calcio e Cartura. Quando avevi 25 anni, quindi parliamo di 3 anni fa praticamente. Sì, esatto. 3 anni fa. 27 anni fa. No, ecco la battuta per 27 anni fa. Sono stato vicepresidente per circa 20 anni da subito praticamente, con Sergio Terrasan presidente, e negli ultimi 7 anni, purtroppo da quando Sergio ha avuto l'incidente, ha avuto un grave incidente e adesso sono passato presidente io. Quindi è una passione che ho da sempre, certo. Ho sempre giocato a calcio, sembrava secondo loro che smettendo di giocare a calcio sarei stato meno impegnato. Invece in realtà è stato il contrario. Comunque va bene, insomma, poi la passione. Perché quando si parte, quando si passa dall'altra parte. La passione ti fa continuare, certo. E se hai passione e tempo lo trovi sempre. Comunque sì, io dico, certo, sempre che il calcio per me è la seconda famiglia. Ma quindi... è per tanti così, mi fa piacere, ma si vede che ne parli anche in maniera con molto trasporto e questo è anche bello per i ragazzi che hai. Quindi è passione in seguono. Pratica. Esatto. Passione. Sì, perché sembra una parola così buttata. Passione là. E volontariato, non pare. Bravo. Mica, ma tanto volontariato. C'è tanta gente che si presta. Allora, passiamo una domanda al colpevole di questa bella realtà, ad Alberto, come è nato ovviamente questo. Beh, indubbiamente non penso essere, non penso essere un colpevole, anzi dovrei essere onorato, gratificato, onorato dal fatto di aver trovato un presidente che dura da 27 anni, lunga vita il presidente. Quindi tu, Alberto, sei dirigente da una vita praticamente. Sì, diciamo che
più o meno diciamo sono nel contesto del calcio cartura. So che sei coinvolto anche perché è un figlio che, sì, esatto, che gioca, che gioca. Ho una domanda, perché questa del figlio che gioca mi è stuzzicato perché è una domanda dopo te la voglio fare. No, non rispondo la domanda. Il conflitto di interesse non vale la pena. Vabbè, puoi anche saltarmi nella seconda, no, perché sarà la stessa domanda. Agostino, io ti non so, tu hai... Un augurio di buon compleanno a Franco De Porti. Auguri anche da parte nostra, Franco, mi raccomando, sempre in gamba. Vai pure, okay. Marco. Allora, andiamo Davide con la seconda rubrica e ovviamente sarà l'alter ego di Giampiero a commentarla. Devo andare in onda, ecco qua. Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio. Servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova. Abilitato il trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione. Reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio. A Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Anzare. Per quanto riguarda la giornata da dimenticare, l'amico Giampiero direbbe: Agostino, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Anche oggi il Sant'Ignazio vince sul Due Monti Abano per 6-0. Domenica in Fausta per la formazione aponense, che subisce un tennistico punteggio 6-0 che non ha bisogno di tanti commenti. Domenica prossima sarà sicuramente un'altra partita e sono pienamente d'accordo. Sant'Ignazio sarà sicuramente un'altra partita. Vai, allenato da una nostra vecchia conoscenza, Paolo Falferri, per cui insomma gli facciamo anche i complimenti perché ha fatto una bella vittoria veramente. E ad Alberto, che è ancora caldo, domando appunto come, ovviamente sei libero di rispondere, non di non rispondere, com'è ovviamente il rapporto fra un genitore dirigente e un calciatore, quali sono le difficoltà, ammesso che ce ne siano. Ma io preferisco non parlare di calcio a casa con lui, perché ovviamente c'è già una società, c'è già un allenatore, e di conseguenza tutte queste sono le scelte e tutto il resto aspetta la società e l'allenatore a farle. Io mi limito soltanto al fatto, se mi chiede qualche giudizio, qualche commento, eventualmente essere molto stringato su questo, perché ogni mia parola potrebbe essere interpretata in una maniera o nell'altra. Di conseguenza al limite soltanto gli chiedo l'impegno sotto l'aspetto morale e comportamentale, ma non sotto l'aspetto tecnico. Insomma, io direi voto 10 come diplomazia e come precisione. Infatti la risposta è più che azzeccata, perché so che è un argomento piuttosto delicato. Con ad Adriano, mister, perché mister e presidente, domando quali sono gli obiettivi della SD Cartura e prospettive future, diciamo. Mi sembrava averlo già detto prima, comunque lo ripeto. Sì, ma io ogni tanto mi dimentico, vai tranquillo. No, dopo i 50 la memoria diventa un po' labile, sai? Allora, sì. Uh-huh. A me sì. Devo ancora arrivarci. per quest'anno l'obiettivo principale è di rimanere in categoria, di sicuro. Poi col presidente qui vicino che mi può smentire, ma non credo. L'obiettivo sarebbe quello, addirittura quello più ambizioso, nel futuro, anche prossimo, perché io non è che devo fare altri 10 anni di allenatore, però vorrei e mi piacerebbe fare il salto di categoria di nuovo con loro. Ecco, mi hai stuzzicato perché mi hai suggerito la domanda, perché so che non lo dico io, lo dice chi sa più di me, che ogni categoria è diversa, il salto è notevole. Presidente, un eventuale, dico eventuale, non facciamo pressioni al mister, salto in promozione, sarebbe, come lo gestirebbe, diciamo, la società Cartura? Allora, sarebbe una prima esperienza per noi, perché che io ricordi, la promozione a Cartura non so neanche se ci sia mai stata, forse no? No, mai forse stata. Ma ecco, Alberto, che è più vecchio, che ha qualche anno più di me, mi dice che non c'è mai stata. La prima sì, sono sicuro, la promozione non lo so. I nostre risorse, i nostri mezzi sono sempre questi, quindi per me iscrivere una squadra in seconda, in prima o in promozione, come voi ben sapete, i soldi per iscrizioni sono, la differenza è poca, certo. Quello che fa la differenza è la gestione e quello che si dà eventualmente ai ragazzi. Se troviamo ragazzi che si accontentano e se vengono su dei bravi ragazzi nel nostro settore giovanile,
per noi fare la promozione non dovrebbe essere un grosso problema. L'importante sarà, e qui dovrà scendere in campo il nostro DS, direttore sportivo, il nostro grande direttore sportivo Claudio Magni, se sarà bravo lui a trovare i ragazzi e a trovare le risorse, ben venga anche la promozione. Noi sicuramente ambiamo a fare anche la promozione. Però con dei paletti. Però ovviamente i nostri mezzi sono quelli che sono sempre i soliti. Ti riallaccio al discorso precedente, esatto, no, spese patrie, esatto, non le facciamo, ben venga la categoria superiore, però... Se viene a queste condizioni, ben venga. Ben venga. Noi ci proviamo sempre. Cioè, siamo che cartura, giustamente. Noi non abbiamo limiti, andiamo avanti sempre. Guarda, Presidente, vedi che abbiamo un po' stuzzicato, Presidente Riccardo Sarga dei Ferri, 2 giulio 2019 al Bignasco, parrocchia Santa Maria, buona cena, buon ballo con orchestra Lara Agostini, sì, Sagra dei Ferri, ecco adesso. Buonasera, è bello sentire che esistono altre società che non pagano, ma peggio è chi promette e non mantiene. Un abbraccio a tutti, in particolare al nostro Piero. Sì, abbracciamo Piero, questa è una frase molto importante, perché effettivamente bisogna le promesse bisogna mantenerle, perché esatto, le illusioni non servono a niente. Forza Villa, complimenti al mio amico Marco, Mister Falferri. Grazie Mister, ovviamente faccio saluto ancora a Falferri, con il quale abbiamo condiviso 2 anni veramente stupendi. Ciao Agostino, che ne pensi del San Michele? Candiana può fare salto di categoria da Marco dirigente? Agostino, poi rispondi. E poi grande Mister. Ok, adesso la domanda, la giro a te Agostino, mi sembra che era te. Tutti possono fare il salto di categoria. Perfetto, quindi... Tranne... che Marco, perché purtroppo ha qualche problema. No, io non io riesco, però comunque tutti, siccome io ho ricordato fare. Sai che mi devo ricavare sempre 30 secondi per me, certo, ho certo ricordato, qualcuno se in diretta mi vede il nome di Adriano, io ero, non me la cavavo male a tennis, ero, vabbè, lontanamente paragonato ad Adriano Panatta, ma si parla circa di 35 anni fa, non ero malvagio, però poi la tavola mi ha un po' tradito e, normale. Ecco, abbiamo anche dei commenti dalla regia, se abbiamo sentito, puoi anche dire ad alta voce la tavola imbandita sotto Natale, va bene Davide, ok. Chiamo te Davide per la terza rubrica che andrà a commentare ovviamente. No, prima della terza rubrica volevo fare gli auguri. No, volevo cogliere certo, in fallo certo. Davide, volevo capito? Fare gli auguri alla mamma di Davide che domani compie gli anni, mentre Davide mi pare mercoledì in settimana anche il nostro regista. Dunque, allora gli farò gli auguri per la famiglia sì. di Davide. Perfetto. Maggiolo, bene. Esatto. Vai pure grande Davide. Sì, Davide, allora lancia pure, esatto, in odore di top compleanno. Top 14, sempre offerta dalla ditta Gasport. Della ditta Gasport avremo un servizio particolare le prossime domeniche. Dunque, numero 1, Vanzato dell'Arcella. Numero 2, Chester, Città di Caorle. Numero 3, Munaro dello Stra. Numero 4, Trevisan, Mestrino, Rubano. Numero 5, Malai del Villa Estense. Numero 6, Friso, San Fidenzio. Numero 7 Fatai della Curtarolese 97, numero 8 Vidale del Sant'Ignazio, numero 9 Peraro del San Michele, numero 10 Pietro Poli del 90 di Piave, numero 11 Carraro dello Sporting 90. L'allenatore di questa ipotetica formazione è il signor Crivellaro del Brusegana Santo Stefano. L'arbitro è il signor Sartore Matteo, che è stato della sezione AIA di Padova, che è stato disegnato per la partita Torreglia-Città di Castello, terminata per 4-0. Il pubblico, ero presente io oggi e sia io, Massimo, tutto lo staff tecnico di Caffè TV 24 in occasione di una manifestazione che andremo a vedere poi nella seconda parte, il pubblico del Grisignano sugli spalti del palazzetto dello sport appunto di Grisignano di Zocco, che poi più tardi abbiamo raccolto delle interviste e abbiamo anche delle immagini da far vedere. Vai pure Marco. No, volevo fare una precisazione sulla top 14, che Munaro è indicato con il numero 3, sarebbe più un trequartista, però per esigenze ovviamente di numerazione abbiamo dovuto inserirlo con il numero 3. Come inviato, sì, dopo il numero... sì, esatto, ma vorrei precisarlo, a parte certo, che insomma certo, chi guarda lo sa. Come inviato, oggi ero a Vigonza con Vigonza Stra 0-0. Come spedito mi pare. Come? Come spedito.
battuta, inviato, spedito, possiamo andare pubblicità grande Agostino, sono le freddure di Agostino e ovviamente la partita oggi è terminata 0-0, due espulsi per lo Stra, uno per il Vigonza, ottimo punto, mi sento solamente di intanto complimenti alla curva dello Stra che è sempre presente. Un appunto voglio farlo, però lasciamo stare gli arbitri, perché gli arbitri sono lì per arbitrare e talvolta da fuori sento qualche commento poco simpatico, però io sto con Patrick Pitton, sono sempre a favore degli arbitri. Ci sono stato assieme oggi. Esatto, siccome abbiamo fatto proprio delle volte una discussione, abbiamo fatto proprio una puntata dedicata a questo, considero in maniera molto, molto sana e spensierata l'arbitro sempre migliore in campo, perché ha da gestire circa una trentina di persone, anche se mister Adriano, lo so, qualche volta può sbagliare anche l'arbitro, però come sbaglia l'attaccante sbaglia anche l'arbitro. Agostino, hai qualcosa da aggiungere o se no vado con qualche altra domanda? Aggiungo soltanto che l'arbitro gioca sempre fuori casa. Perfetto, quindi non c'è pubblico. Oppure non c'è pubblico, no, però vorrei precisare che il pubblico dello Stra è stato correttissimo. Certo, ecco, certo, attenzione, certo, che dopo non si strumentalizzi niente. Con mister Adriano domando se si ricorda quest'anno, la partita più bella che ha fatto la sua squadra, diciamo, quella che è rimasta più quella impressa. Di domenica scorsa col Pontacor. Il risultato ovviamente suppongo che è stata una vittoria, se no poteva essere pareggio, sconfitta non ci penso neanche. No, veramente no, noi non sarebbe neanche giusto dire Pontecor, io direi che abbiamo fatto bene sempre, anche quando abbiamo perso. Direi che l'unica partita che non ho assolutamente nulla da recriminare è col Vis Lendinara. È quella l'unica partita che abbiamo giocato male all'Indinara. L'impianto, sì, mi sembra, mister, se non mi ricordo, all'interno tipo di un, dove c'è anche un campo da tennis, è, sì, è un bel impianto con, sì, annesso, sì, sono, sì, stato, quindi anche un bel campo, sì, un bel campo, solo che abbiamo giocato sul campo B. Ah, perfetto, per quello ti ho domandato, quindi quello senza le tribune. Le tribune, sì. E allora ritiro tutto, ti ho domandato apposta perché so che c'è un ottimo. Sì, sono due campi simili, sì, solo che uno ha le tribune e gli spogliatoi dai lati. Esatto. E il B è identico. E quello a fianco è non a lo campo? No, no, davanti, no, in, sì, fianco. Sì, 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 davanti, sì, davanti. Sì, ma se poi devo guardare la miglior partita che abbiamo fatto, ne cito una, ma farei un errore per dirti che effettivamente abbiamo giocato molto bene con il Pontecor, ma abbiamo giocato bene anche con la Teste, abbiamo giocato bene con l'Oreo, abbiamo giocato bene un po' con tutte, solo che la classifica che abbiamo è questa e sicuramente, certo, non abbiamo i punti che ci meritiamo, di questo ne sono strassicuro. Beh, insomma, infatti detto, sì, strassicuro, ricordando anche la squadra che... Il fatto che veniamo da tre vittorie consecutive è il premio di un impegno costante e settimanale dei ragazzi. Io avevo delle difficoltà all'inizio per come eravamo stati costruiti, avere, diciamo, tante chance per salvarci. Invece adesso che sono passate 13 partite, ne sono straconvinto che con questa squadra ci possiamo salvare. E guarda che è stata costruita su gran parte con gli stessi giocatori che abbiamo vinto il campionato l'anno scorso. Dunque non abbiamo fatto nulla di eccezionale, inserendo 6-99. Ah, beh, bravissimo. Che regolarmente sono in campo quasi sempre tutte le domeniche. Questo fa onore anche al presidente, per cui è una nota molto positiva. Molto bene, perché insomma è una precisazione molto giusta. Agostino, se vuoi io, ecco, leggiamo l'ultimo messaggio e poi andiamo in pubblicità. Voglio fare i complimenti al Villa che oggi hanno portato a casa 3 punti. Ciao, sono Di Marco. Di Marco è, penso sia della Bassa Padovana, se non mi ricordo. Villa Estense. Villa Estense, esatto, certo, esatto. Certo. Per cui della, sì, Bassa Padovana. Io Davide, dato che sei in vena di festeggiare il compleanno, ti dico di andare in pubblicità.
Stabilimento termale Columbus, ad Abano Terme, un'oasi di pace e relax vicino alla città. Alle piscine termali trovate il vostro benessere fisico, vasche idromassaggio di acqua termale e cascate d'acqua. Columbus Thermal Pool, lo stabilimento con acqua termale al 100% per concedervi una pausa per il vostro benessere in acqua termale. Nel complesso termale vi aspetta anche il centro benessere Columbus Fitness Club, un'oasi di pace nel cuore di Abano Terme. Per riscoprire bellezza e armonia del corpo. Vuoi il tuo evento in TV o via web? Solo su Caffè TV 24, speciale Grandi Eventi. Chiama ora lo 049 80 86 771 oppure il 347 166 43 47. Con speciale Grandi Eventi seguiremo con le nostre telecamere la tua gara, le premiazioni, feste, incontri, convegni e manifestazioni di ogni tipo. Speciale Grandi Eventi è cultura, sport, spettacolo, impresa diretta o registrata su Caffè TV 24. Con speciale Grandi Eventi noi ti seguiamo ovunque. Chiama per avere più informazioni allo 049 80 86 771 oppure al 347 166 43 47. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a 90 Padovana, in via Valmarana 20, con telefono 049 62 52 78, oppure a Padova in zona Arcella, in via Bonazza numero 75, con telefono 049 60 41 70. www.alibardiimpresafunebre.com. Già che ci sei, il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni che si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il CAPA. Romi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Romi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Romi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Romi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata.
Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni del gruppo Unipol SAI possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23. Telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Fidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Bene, tornati in studio, mi ero fermato su una macchina, l'ultima macchina bianca, e apriamo la seconda parte della trasmissione con il presidente Adriano Ragona, che deve fare una precisazione circa un articolo che è apparso sui quotidiani sportivi, diciamo, sul quotidiano sportivo qualche giorno fa. Prego, Presidente. Sì, venerdì scorso è apparso sulla Nuova Venezia, sul Gazzettino di Padova, anche sul Mattino di Padova. Hanno riportato delle notizie, diciamo, distorte, usiamo questo eufemismo. Perché durante una partita, ora spiego un po' magari per chi non lo sa, durante una partita categoria esordienti a Pegolotte, fra Pegolotte e Cartura, la partita è stata sospesa a fine del secondo tempo e all'inizio del terzo tempo, perché gli esordienti fanno tre tempi. È stata sospesa perché un nostro giocatore, un ragazzino, ha fatto un'entrata, diciamo, forse pericolosa, in scivolata sul pallone, l'avversario è caduto, si è rialzato e ha aggredito il nostro ragazzino. Sono intervenuti i dirigenti, è intervenuto l'arbitro, come sapete, nella categoria esordienti è un dirigente della società di casa, e il nostro dirigente responsabile, Fabio Marchetti, che poveretto è stato sul giornale, quindi ciao Fabio. Salutiamo anche noi, insomma, perché ci teneva che lo salutassi, è un gran signore, un grande uomo, una persona squisita. Ci è stato male perché l'hanno messo sul giornale come se fosse un delinquente, e invece, ripeto, assolutamente non lo è. Lui però ha dato l'esempio, il ragazzino che aveva fatto l'entrata in scivolata, quindi neanche forse fallosa perché è entrato sul pallone, comunque io non c'ero, ma mi hanno riportato tutto poi, e ha mandato il figlio a farsi la doccia.
Ma lui ha dato l'esempio, non c'era motivo perché l'abito non gli era neanche chiesto, ma lui l'ha mandato a farsi la doccia. Ci si aspettava che l'altro ragazzino, che era quello che aveva innescato un po', diciamo, il parapiglia, venisse mandato a fare la doccia dal proprio dirigente o dal proprio allenatore, e invece non è successo. Ha continuato, e questo ragazzino poi era stato autore di diverse entrate pericolose durante la partita, aveva un po' scaldato gli animi. E durante la partita di un paio di nostri genitori hanno forse, ma neanche offeso, ma hanno magari urlato forse un po' troppo esageratamente nei confronti dell'arbitro, perché non prendeva provvedimenti, ok? Nel giornale hanno riportato che la partita è stata sospesa per cori razzisti, offesa realtà, al bambino, che invece in realtà non è successo. Questo mi ha fatto bene, non è successo. Fatto bene a precisarlo, perché però, insomma... Certo, però ovviamente perché hanno scritto questo i giornali? Perché probabilmente hanno interpretato un qualcosa che hanno dedotto dal referto. La commissione giustizia avrà letto qualcosa nel referto che noi non abbiamo visto comunque, perché nel referto che il mio dirigente ha firmato non c'era scritto niente, che la partita era stata sospesa, punto. Ma non c'era scritto il motivo della sospensione. E probabilmente hanno aggiunto qualcosa dopo la firma del referto da parte nostra, e non sappiamo cosa, perché non l'ho ancora visto, e da là la commissione, ovviamente, poi mi sono informato in commissione, loro dicono a noi non possiamo chiamare la società per chiedere la loro opinione se è vero o non è vero quello che hanno ricordato, diciamo. Però ormai consideriamo anche il referto di un arbitro non federale, di un dirigente, lo consideriamo come se fosse il referto di un arbitro, quindi teniamo quello e basta, perché sennò impazziremo, perché ogni domenica fra Pulcini, primi calci, esordienti, diciamo precedente che quel referto era inappellabile, per cui hanno si sono attenuti a quello che c'era scritto, fatto bene a precisare. I giornali hanno letto sul comunicato che la partita è stata sospesa per cori razzisti, ingiurie a cori razzisti, che non ci sono stati assolutamente, e di conseguenza i giornalisti hanno montato una storia che non esiste, hanno creato una situazione che proprio assolutamente non è esistita. Perfetto. Vabbè, Presidente, io ho piacere che tu abbia esternato questo pensiero questa sera, anche in modo che se c'è qualche messaggio mi fa piacere, in modo andavano detti i fatti come sono andati. Perfetto. Poi, posso aggiungere, prego. Comunque non ce l'ho assolutamente con col Pegolotte, probabilmente forse nemmeno loro pensavano di innescare una situazione del genere. Certo. Vorrei capire perché comunque hanno scritto qualcosa di diverso, se hanno scritto qualcosa di diverso e chi ha interpretato quello che è stato scritto in quel modo. Questo comunque lo appurerò, voglio andare a fondo. Vabbè, però sicuramente comunque, non pensavano, quindi sì, non me la prendo più di tanto. Vedo nelle tue parole anche comunque uno spirito collaborativo, insomma, che è giusto che ci sia. Grazie di aver esposto i fatti, dopo per volte vi chiarirete, ma sono sicuro, perché Cartura è una società comunque sempre molto corretta. E chiamo Davide perché abbiamo una foto per cui andrà Agostino a commentarla. Ecco. Ricordiamo appunto il concerto, il bellissimo concerto Santa Claus Musica per la Vita, che si svolgerà il giovedì 20 dicembre, Teatro Don Bosco, zona quartiere Forcellini. Santa Claus Musica per la Vita, organizzata appunto dall'Università, dalla FIDAS dell'Università di Padova. Colgo l'occasione per salutare proprio Enzo Amorini. È entrato sì, siamo andati, esatto. Infatti adesso chiamiamo l'altro Adriano in caso, anche Alberto. Abbiamo i risultati del girone inerente al Cartura. Se il mister ci fa qualche commento, noi siamo ovviamente d'accordo. Prego, mister. Sulla classifica, sui risultati che sono stati... Sui risultati di oggi non c'è niente di strano, se non forse la vittoria del Codevigo col Pontecor, ma adesso le ultime in classifica bisogna stare attenti. Sono agguerrite di sicuro, ma è tutto nella normalità. Beh, mi sembra che lo Scardovari... Sì, va bene contro lo Stropare, ma Scardovari è fuori categoria.
Non c'entra con la prima categoria, vedo anche il Rovigo, Corsaro. Il Rovigo che abbiamo l'onore di andarci a giocare domenica contro, vince fuori casa 3-1 col Borgo Veneto. Ricordiamo Rovigo, una società di un passato abbastanza glorioso. Sì. E poi abbiamo insomma abbiamo parecchi successi esterni, parecchi insomma. Abbiamo... Il Loreo che batte la Tagliolese, ci può stare, la Solinese e la Turchese lo stesso. E l'Endinara che pareggia in casa con la Fiesese, qua non capisco più se l'Endinara quella volta che l'abbiamo trovato noi aveva la giornata bomba però abbiamo quattro successi esterni comunque insomma sì, abbastanza... se guardi chi li ha fatti e guardi la classifica sono in linea con... No, mi fido ciecamente di te mister perché devi farmi fare anche il provino per cui non posso contraddirti e allora sai ti do gioco forza a dare sempre ragione bravissimo Massimo che ci ha dato la classifica classifica noi siamo per la prima volta fuori dalla zona pericolo, è una bella soddisfazione, speriamo di continuare, anche perché l'obiettivo sarebbe andare dalla parte sinistra del foglio. E come vedi abbiamo tre squadre a un punto e non sarebbe male esserci davanti. Sì, effettivamente per un punto diciamo Martino verso la capo, no? Un punto poteva, il Cartura poteva essere nella parte sinistra, insomma, comunque una bella classifica interessante, visto che non è che... Sì, non è una bella classifica. No, è interessante. Anche perché puoi andare nella parte sinistra, diciamo... No, se ci chiamavi un mese fa, probabilmente non era così. Ma noi sappiamo che chiamare, giusto Agostino? Noi chiamiamo, diciamo... Chiamiamo sempre al momento giusto. Al momento giusto, no? A parte il fatto che dopo, insomma, qua siete invitati tutti, insomma, bisogna venire anche quando si perde comunque stanno arrivando delle immagini però ecco qua. Soffermarmi un attimo prego in questa immagine allora prima volevo aggiungere che l'ingresso è libero per quanto riguarda questo momento del concerto e tutte le canzoni di Natale saranno interpretate da dei professionisti della musica leggera italiana. Bene, grazie regia, adesso possiamo passare con questa immagine. Una mattina mi telefona presto Moreno mi dice scusa ma lo sai che io sono con Giampiero, auguri, e dove sei? Sto andando a Milano. Come a Milano? Mi aveva detto che andava da tutta un'altra parte, no, devo andare a Milano e mi aveva detto che sarebbe andato al convegno sulla Dise, non è potuto essere presente questa sera Giampiero, comunque sarà compito suo e sarà cura sua e farci vedere appunto le immagini del convegno di Ladise. È stato assieme a Moreno Morello per tutta la mattinata. Qui vediamo delle foto scattate da degli artisti. Questi sono artisti che hanno fatto queste opere d'arte, sono delle vere e proprie opere d'arte con purtroppo gli alberi caduti sia nel Trentino piuttosto che nell'altopiano di Asiago, ma soprattutto nel Cadore. Sono veramente delle opere d'arte e io credo di interpretare anche il vostro pensiero, il cavallo, l'uccello, la volpe, cioè, tantissime immagini, veramente artisti. È stato soprannominato l'angelo dell'Apocalisse, questo stralcio di albero, tutti caduti, milioni e milioni di alberi caduti a terra e sappiamo tutti cosa è successo i giorni scorsi. Noi siamo vicini a queste popolazioni e complimenti a tutte quelle persone che fanno qualche cosa per salvare i nostri boschi, perché se l'amico Marco vuole andare in montagna deve ringraziare queste persone. No, infatti colgo l'occasione anche per essere in qualche maniera vicino come sportivo, come trasmissione a queste popolazioni che si sono già, diciamo, anche ampiamente rialzate e ovviamente il nostro pensiero va a loro, soprattutto a noi che dovremmo, anzi chi ama la montagna la frequenta già, per cui anche di andare a trovare, a sostenerli, ma sicuramente ci saremmo andati lo stesso, però onore che si sono rialzate anche queste opere ovviamente di notevole pregio e fattura. A destro Alberto, domando, abbiamo aperto una parentesi positiva, barra negativa, ma neanche tanto, perché il Presidente ha precisato delle cose sul settore giovanile. Io domando, se si ricorda, ovviamente mi dice di sì, sulla situazione delle squadre, come stanno andando, diciamo.
il settore giovanile? Allora, per quanto riguarda il settore giovanile, noi abbiamo i più piccoli amici che fanno delle esperienze più che altro di gioco, di ludiche, e di conseguenza il risultato non è un dato importante. Sicuramente si stanno ricavando nel corso di questo inizio d'anno delle soddisfazioni, però indubbiamente l'obiettivo nostro non è quello di ambire a avere il risultato immediato a quel livello là. Nei Pulcini invece c'è un buon gruppo, sta ottenendo dei risultati, non perde mi sembra da un paio d'anni, però indubbiamente questo non è l'obiettivo principale, ripeto, l'obiettivo è far crescere dei ragazzi, fargli conoscere quali sono le regole del calcio e della società, dico in società intesa diciamo, nel senso globale, non la società cartura soltanto, perché indubbiamente possano poi con questi insegnamenti arricchire e sviluppare poi portare con loro degli altri amici, far partecipare a questo gioco degli altri amici e aumentare il gruppo. Per quanto riguarda gli esordienti, come dicevo prima, con delle società vicine a noi abbiamo stabilito che lo facciamo per annata, noi quest'anno abbiamo stabilito che vengono il 2005, di conseguenza ci troviamo i giovanissimi fanno 2004-2005, noi abbiamo il 2005, di conseguenza soffrono quest'anno perché certo, indubbiamente hanno indubbiamente l'anno prossimo hanno delle prospettive. Quindi avete dai primi calci fino agli allievi. Fino agli allievi. Dopo farete la juniores, che è una bella categoria. Diciamo l'obiettivo è farlo. Ma la juniores è un po' particolare, bisogna creare i presupposti sia a livello calcistico sia a livello morale, che indubbiamente è l'aspetto certo, più importante, l'impegno che deve essere l'obiettivo finale per quanto riguarda certo, il risultato. Beh, insomma, ho tre ospiti che parlano tanto, lo quaci bene, come tutti quanti, perché c'è un timore iniziale e poi vedo che vanno a ruota libera, questo vuol dire che probabilmente li mettiamo anche a proprio agio, speriamo. Agostino, adesso lascio Chievo, a te. Il Chievo in Serie A sta affrontando la Lazio in parziale di 1-1. Poi faremo il... Anche finale, quindi Mimmo Di Carlo, insomma, sta facendo molto 1-1 bene. 1-1 risultato finale. Ok, ottimo risultato. No, vado chiamando ancora delle immagini importantissime che lascio ad Agostino il commento. Magari certo. Chiedo quindi anche il tuo aiuto. Sì, Marco. Sicuramente. Ecco qua. Qui dove siamo? Siamo proprio dietro al centro commerciale di Piove di Sacco. Piazza Grande. Bravo. Tu sei più avvezzo di me. Sono stato su di queste zone, là. Sì. In occasione della festa del ventennale del Tris Autolavaggi, uno dei nostri maggiori sponsor che ci segue da più di 10-15 anni, mi pare. Bene, qui è stato un momento bello di festa al Tris Lavaggi, diciamo dove la sede, dove è generale Tris Lavaggi, 20 anni di attività. Beh, intanto io menziono i fratelli Viale, Adriano, Giuliano e Antonio, però ci sono anche le sorelle Viale, Nadia e Morena, alle quali mando il mio saluto più sincero. L'inaugurazione è proprio uno di questi giorni, i giorni scorsi, Giampiero era presente con le nostre telecamere e ha immortalato. Mi scuso in diretta perché non sono stato presente, perché però sai Agostino, io ho anche impegni lavorativi, che certo, Adriano qualche volta sa, lavori, esatto, qualche volta sempre, e per cui faccio i complimenti alla famiglia Viale, Zambon, esatto. Federico, il vicepresidente, certo, no, anche Bruno perché Tommasi, anche il mister, l'arbitro Zambon, esatto, Federico. Beh, sicuramente anche voi conoscerete qualcuno. Sì, no, ma più che altro una scommessa vinta, perché effettivamente è partito 20 anni fa, insomma, ha creato un bel gruppo, ma sappiamo che la famiglia Viale e Adriano amano le sfide e soprattutto amano vincerle, come hanno dimostrato in questa occasione. Insomma, 20 anni di un'attività così partita, diciamo, di punto in bianco. Ilaria, se non sbaglio, la figlia di Antonio. Abbiamo complimenti a questi imprenditori. Abbiamo visto anche, complimenti anche Enrico, il neo dottore, che ha compiuto gli anni proprio questa settimana. Auguri. Vediamo Adriano, il presidente Adriano, che saluto che sta ancora festeggiando, sì, perché dopo la festività c'è stata la vittoria oggi. Quindi di l'onda lunga, certo, dei festeggiamenti. No, vediamo la Sandra che sta preparando. La Sandra che saluto, che conosco benissimo, diciamo, non ha bisogno di commenti alla società Codevigo. Diciamo che Adriano ha trasferito il suo spirito imprenditoriale. Anche la signora Chetti, ho visto, Sì, la signora Chetti, brava. Saluto anche la Chetti. Esatto, saluto anche la Chetti. Quindi
Adriano ha traslato proprio la sua conoscenza, diciamo, di imprenditore, eccola qua, che la saluto, ha traslato proprio il suo modo di fare sul calcio con ottimi risultati. Restiamo nel calcio. Ma io mando anche un saluto prego. Al papà e alla mamma, alla signora Maria e al signor Urbano. Esatto, sempre Viale, un'azienda a conduzione familiare che porta avanti. Ma anche, sono anche esperti di città, perché Urbano, Viale, tutto quello che riguarda, ecco, quello che è la città, no? Ci mancava la ciliegina sulla torta, e quello che riguarda cover, anche, mi pare, sono esperti in viabilità, Urbano, Viale, Vasco Rossi, è vero, abbiamo la band di Vasco Rossi, anche, no, la band, diciamo, coloro che suonano la musica. Abbiamo anche un'intervista rilasciata, appunto, e anche un... dovremmo andare con l'intervista, ci siamo, io lascio le immagini, gustatevele voi. Adriano Viale, 20 anni, ma non li dimostra. Cosa stiamo facendo qua stasera, Adriano? Stiamo festeggiando i 20 anni dell'apertura di questa sede dell'autolavaggio di Fiori di Sacco. Ma com'è nata questa idea 20 anni fa? Beh, sono partito con l'attività nel 90. Piccolo poi, spazio, poi pubblicità. Nel 98 ho aperto questa sede con allora innovativo impianto di lavaggio tunnel, e adesso siamo arrivati a festeggiare i 20 anni. Allora, siccome il pubblico nostro è un pubblico calciofilo, allora 20 anni di attività e quanti? Nel calcio, diciamo che l'attività è iniziata nel 90, nel calcio è iniziato nel 90, e vanno a pari passo, diciamo. Allora, a questo punto, visto che sei attuale presidente del Codemigo, dai, come sta andando sto Codemigo? Dai, dimmi qualcosa del Codemigo, dai. Parliamo dell'autolavaggio. Dai. No, il Codemigo è il primo anno che siamo in prima categoria, è un'esperienza molto nuova. Una differenza di categoria rispetto all'anno scorso, che non mi aspettavo così differente. Ce la stiamo mettendo tutta, paghiamo un po' di inesperienza, però dai, speriamo alla fine di raggiungere il nostro obiettivo. Siamo qui ancora tra 20 anni o cosa con questa bella attività? Fra 20 anni può essere che ci siamo con il calcio, con l'attività, spero di andare in pensione prima. Va bene, allora grazie Presidente, perché io ti chiamerò sempre Presidente. Grazie Presidente, complimenti per quello che stai facendo stasera. Parecchia gente è venuta a ringraziarti, e anche con la presenza hanno dato atto di quello che fai nel campo commerciale. Grazie mille a voi. Ecco, entriamo in studio, beh, insomma, l'ho già detto prima. Una bella soddisfazione, dunque un saluto a tutta la famiglia Viale, compreso mamma Maria, papà Urbano. E dunque abbiamo portato bene, come avete sentito, c'è stato l'incontro oggi, vinto 1-0 a spese del Ponte Cor, mi pare, vero? Sì. Andiamo con qualche altro, dovrebbe la nostra messaggi, avere qualcos'altro che riguarda sempre l'autolavaggio, sì. Che riguarda sempre l'autolavaggio. Abbiamo altre immagini? Dovrebbe esserci qualcosa. Se non lo trova subito, io mi auguro che riesca buon Davide a trovarlo. Eccolo qua. Vai pure, regia. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va, non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà,
col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua, eh già. Io sono ancora qua. Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà. Poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta da passare, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua. Bello, secondo bello, me Adriano bello. Non piace tanto Vasco Rossi, secondo non me. Piace. Beh, facciamo un bel applauso. Un applauso, dai, un bel applauso. Veramente, anche le parole sembravano quasi in linea. Abbiamo visto con il vecchio tunnel Bori vent'anni fa. Abbiamo visto anche il a domanda il te, grande Agostino, che tu sei appassionato di. Io ho visto qualche modello di auto che non c'è più. Ho visto una Alfa 164, un Opel Tigra, insomma ho dalle visto targhe tu l'hai riconosciuta, io l'ho riconosciuta, la targa sì. S, AV eccetera, no, ho visto anche l'Opel Tigra gialla. Allora, prima di passare ancora al Presidente, una domanda un po' inerente a quello che è successo, collegandomi al Presidente del Codevigo, complimenti al Maserà che oggi muove la classifica, va a vincere in quella del Ponte, ecco. quella Grego esatto, Ponte Vigo d'Arzere, e quindi una vittoria la prima vittoria di Maserà in campionato, mi sembra 3-0, non mi ricordo bene, ok, confermo dalla regia, e devo ricordarmi anche del Torre che ha vinto il derby con il Cadoniche 1-0, saluto il presidente Tronchetti, anche e soprattutto il direttore sportivo Scantamburlo, delle persone che fanno bene al calcio. Al presidente lo mando, alla stregua dell'esperienza di Adriano Viale, tu per quanto vuoi continuare a fare il presidente? Finché continuo a divertirmi non mi pongo limiti. Per cui continuerai? Ripeto, esatto. Per me prima di tutto viene la famiglia, certo, ovviamente, poi il lavoro e poi c'è il calcio. Quindi siccome il calcio per me è hobby, è divertimento, è passione, è volontariato, siamo un gruppo di dirigenti ormai che si frequenta e si conosce da tanti anni, come ripeto, con Alberto siamo assieme da 30 anni praticamente, era il mio allenatore, poi siamo stati dirigenti assieme, quindi come ripeto, siamo assieme per così tanto tempo perché ci divertiamo, perché stiamo bene. Certo. Come si diceva prima, finché non ci sono tanti soldi di mezzo, finché non c'è la politica, finché non ci sono queste problematiche, i rapporti sono noti, ma hai detto una sacrosanta verità. Diciamo, ci sono in realtà, c'è un po' di tutto, ok? Perché siamo di idee diverse, però il bello è che noi quando ci troviamo là discutiamo, anche animatamente se serve, però infine andiamo d'amore d'accordo,
troviamo sempre il giusto compromesso e ci divertiamo. Come siamo, rispetto a tante altre società, siamo un gruppo di circa 25 dirigenti. Quando facciamo le riunioni, adesso ne faremo una martedì, siamo sempre attorno ai 20, dai 20 ai 25. Ricordo, anzi, e colgo l'occasione per ricordare e invitare ancora chi non ha dato l'adesione, a sabato abbiamo il pranzo sociale. A pranzo addirittura? Sì. 8 siamo, dicembre? Saremo circa 200. Ah, però. Posso dire dove andiamo? Ormai, tanto siamo. Andiamo alla Mandria di Ospedale Teuganeo. Saremo in circa 200. Per noi è la nostra festa principale, dove ci sono tutti gli atleti, tutti i dirigenti, sono invitati tutti i genitori. E quindi per noi è un giorno di festa. Ma anche l'Immacolata, per cui è anche una festività noi, particolare. Insomma. Una cosa che non ho detto prima, noi... noi abbiamo l'abitudine con la prima squadra, ad esempio, di andare a mangiare la pizza ogni venerdì sera. E ogni mese facciamo da mangiare in spogliatoio. Non manca occasione di fare questo anche per i ragazzi delle varie squadre del settore giovanile. Quindi cerchiamo sempre di creare un ambiente familiare. I nostri dirigenti organizzano e fanno pizzate o serate hamburger per le squadre, e questo vede che, e questo vedo che serve, sai, è quell'elegante che fa divertire i ragazzini. Si cementa, il gruppo così, certo, certo. Esatto. Allora, mister presidente, mi ha dato qualche di messaggi. Un grande saluto ad Adriano Ragona, i suoi dipendenti, per cui anche un saluto dei dipendenti, che si preparano al lunedì, ovviamente. Però è anche bello, vuol dire che non si sta proprio male ad Aragona, anche se non so precisamente l'attività, però mi sono lanciato. Voglio fare i complimenti al Villa che oggi hanno portato a casa 3 punti. Ciao, sono Di Marco. Sembra che aveva già scritto, ma è affezionatissimo Di Marco. Certo. Si scrive sempre Giuseppe. Grande Loro Legnaro, sempre testa alta. Ovviamente la vittoria del Loro Legnaro di Pippo Maniero, che saluto anche personalmente. Grazie presidente, e mai paura di niente, Katia. Quindi forza Cartura, aggiungo sopra. A proposito di auto, anche la 1 turbo diesel, bravo, non l'avevo notata, vedi, la 1 turbo diesel è una macchina che... Ce ne sono ancora, vedi? No, ma la 1 diesel è anche, sì, la 1 grandissima macchina, però c'è, vedi che ci guardano, sono molto attenti i telespettatori. Il presidente giusto mi ha introdotto, è stato mio allenatore, e io domando ad Alberto per quanti anni ha fatto il mister. Diciamo, io l'ho fatto per qualche anno, anche se in periodi diversi, perché il mio impegno del lavoro non mi permetteva di dare continuità a questa mia passione, e di conseguenza, non potendomi preparare in maniera idonea alla presenza in campo e non volendo farlo in maniera superficiale, ho preferito delegare o rinunciare a questo tipo di attività o di passione, perché se le non categorie che ha allenato mister? Seconda categoria. Seconda categoria. Terza, sì. Squadre te la posso domandare, certo. Sì, bella, il Casone, il Cartura, il dopodiché sì, Cartura del Casone, dopodiché ho fatto il settore giovanile a Monselice. Però sì, di conseguenza sotto questo aspetto ho fatto il secondo in eccellenza a Monselice, quindi qualche anno fa, dopodiché ho dovuto lasciare perché impegni di lavoro non mi permettevano. Ma nel Monselice, che aveva fiori giocatori, Caselli, mi sembra? Quel tempo di Caselli, quando era sceso dall'interregionale. Insomma, sì, quindi parliamo di un gruppo di qualità, diciamo. Sì, decisamente sì. Giro la domanda a mister De Negri, perché so che il suo pedigree è abbastanza anche... Da quanti anni fa il mister? Dall'86 e non mi sono mai fermato. Però, quindi la bellezza di qualche anno, diciamo. 30 anni. Diciamo 32, diciamo 30, anche di più. Per cui le squadre che ha allenato, mister? Devo elencarle tutte? Beh, insomma, sei tempo. Se dai, no, ma insomma, quelle che ti ricordi. Io all'86 sono molto legato perché ho fatto la Naia e mi ricordo un mondiale dell'Italia alquanto nefasto. Sono partito da Arqua Petrarca, Galzignano, Albignasego, Carpanedo, Battaglia, Pernumia, Bagnoli, Anguilara, Rocca, Cartura, San Pietro Viminario, Montà. Hai fatto anche la città, diciamo, oltre la Bassa Padovana, quindi categorie sempre seconda. La seconda prima. È ovvio che la domanda è diritto. Sì, prego, dimmi. Sacra Famiglia.
anche Sacra Famiglia sia un'altra società. I fratelli Conti. Molto prestigiosa. E ovviamente non so se te lo ricordi, poi la giro la domanda anche ad Alberto, se hai in particolare, se ti ricordi un anno, un'annata particolare, quella che ti ha più emozionato. Quella che si ricordano tutti i miei amici è Carpanedo. Carpanedo è il primo anno che sono andato là, abbiamo vinto campionato, Coppa Veneto e Supercoppa. C'era presente 7 all'epoca. Sì. Quindi anno, cos'era? 92 mi sembra. 92. E categoria, scusami te l'ho domandato, no, seconda. La seconda, beh, insomma, anche perché sono realtà abbastanza piccole, quindi dimmi. Volevo precisare una cosa, adesso in Coppa se fai 3 vittorie arrivi in finale, all'epoca facevi andata e ritorno, facevi, ah, certo, partivi in agosto e finivi in aprile. Una piccola Champions, insomma, era sì, una piccola... dunque è ancora più dura. Beh, certo. Per cui insomma, beh, onore, perché insomma da 32 anni che si allena in maniera ininterrotta, insomma una bella costanza. E mister Alberto, che sono sempre mister, l'anno che ti ricordi? Proprio. Beh, diciamo è stato un anno sicuramente positivo a Cartura, dove abbiamo in terza categoria, abbiamo sfiorato il passaggio. Dopodiché gli anni a Monselice, che sicuramente sia per la qualità della rosa, sia per... Che possiamo dare l'anno, mister? Chiamo, così, 87-88. Quindi mi sa... No, scusa, 93-94 era, 93-94-95. Può essere che ci fosse, no, allora no, volevo dire il nome di un giocatore, ma probabilmente in quella nata là non c'era. Beh, insomma, comunque, un Francesco 90, no, non te lo ricordi, a Monselice? No. Forse ha giocato prima, perché anche lui ha suoi anni. Vicepresidente del Casalserugo, che saluto, oggi abbiamo visto insieme la partita. Ha giocato dopo. Sì, ma anche per Francesco 90 passano gli anni, come per tutti. Lo saluto, saluto anche Simonetta, la moglie e famiglia. E Agostino, qualcosa da aggiungere? Ma dobbiamo solo andare con l'altra serie di immagini. Perfetto. Più che immagini, volevo precisare, sono delle interviste che abbiamo raccolto oggi al quarto special football nord-est di Grisignano, indoor calcio a 5 unificato. Eravamo al palazzetto dello sport di Grisignano di Zocco, trofeo Memory Roberto 40. Andiamo pure con le interviste che abbiamo raccolto. Qui a Grisignano incontriamo anche il presidente della FIGC del Veneto, Beppi Ruzza. Diamo subito il microfono per un commento e due parole sulla manifestazione. Allora, intanto onore e merito a Bonetto e a Grisignano per questa manifestazione. I nostri campi devono poter ospitare tutti, i bravi e i meno bravi. Le gesta sono solo sportive. Qua nei campi si deve gioire per un gol fatto, ci si deve dispiacere per un gol subito, ma alla fine a prevalere dovrà essere sempre il divertimento, ripeto, per chi è bravo e per chi è meno bravo. Credo che lo spirito di questa manifestazione debba essere questo: i ragazzi gioiscono a prescindere, se perdono dopo un po' si dimenticano di aver perso, se vincono dopo un po' si dimenticano di aver vinto, ma tutti si divertono. Questo è il significato dello sport. Ecco, abbiamo visto nelle gradinate entusiasmo, pubblico partecipe che applaudiva. Vogliamo chiudere con un messaggio? No, il messaggio l'ho detto un attimo fa. Lo sport deve essere per tutti, punto. Non ci sono se e non ci sono ma, per tutti. Grazie Presidente. Grazie, grazie a voi. Ovviamente non poteva mancare il primo cittadino, il dottor Renzolotto. A te la parola. Ma vengo volentieri a queste manifestazioni e devo ringraziare in particolare il Real Grisignano per questa attenzione che ha avuto negli anni. È un torneo che è partito ancora tanti anni fa, all'inizio del mio mandato amministrativo. Pensate che lo sto concludendo, quindi insomma, sono passati quasi 10 anni, manca poco. E sono veramente orgoglioso di ospitare queste squadre, ma in particolare questi ragazzi che fanno vedere il vero valore dello sport, vedere il modo in cui si impegnano, ma anche la valorizzazione che danno veramente alla partita di calcio. No, sono tutti felici anche quando perdono.
quindi è qualcosa veramente di diverso rispetto a quello che vediamo tradizionalmente. Un grazie credo lo si debba anche soprattutto al Real Grisignano che si è fatto promotore di questi eventi. Sì, certamente il Real è molto attento a queste politiche, chiamiamole sociali attive, e devo dire la verità che più sono passati gli anni più hanno affinato anche questo torneo e quindi ci sono delle squadre che vengono anche da fuori provincia, dalla regione intera e anche fuori, quindi questo è, oltremodo mi fa molto piacere. Grazie Sindaco. Grazie a voi e alla prossima. Sul parquet, anzi sulla gomma di Grisignano, incontriamo anche Pieraldo Dalle Carbonare, noto presidente del Vicenza Calcio. Due parole sulla manifestazione. Beh, credo che questa manifestazione meriterebbe più di due parole, perché è sempre un onore far parte di questa giornata qui, perché sono cose stupende queste, cioè organizzare manifestazioni così ti fa sentire che non siamo nessuno alla fine, per cui è sempre un grande onore esserci e soprattutto vorrei fare i complimenti a chi si dà da fare per organizzare queste cose qui. Basta vedere la gioia di questi ragazzi a giocare, a vincere, e lo sconforto quando perdono, poverini, che sono quelle cose che ti fanno veramente capire cos'è la vita e cos'è lo sport anche. Ma soprattutto perché effettivamente quando perché io ho visto quando questi ragazzi qui per loro è come come essere giocare in Serie A, è come fare la finale di Champions League, per cui una cosa meravigliosa. Grazie presidente. Grazie a voi, complimenti e arrivederci l'anno prossimo. Senz'altro. Grazie a voi, arrivederci. Beh, Agostino, lascia a te il commento di queste stupende immagini. Una bella insomma. Giornata di festa, una bella giornata di sport. E volevo ringraziare veramente pubblicamente il Real Grisignano, la persona del presidente Nillo Azzolin, già nostro ospite in qualche altra occasione, Gianberto Bonetto, che saluto, lo speaker ufficiale, l'amico Valentino Canova, sempre attento, solerte, preciso, puntuale in tutti gli interventi. E dopo c'è stata anche l'esibizione del Calcio Padova, un'esibizione col Cornedo dei ragazzini, e dopo anche i direttori di gara della sezione AIA di Padova meritano una citazione. Avete visto il presidentissimo Beppi Ruzza, ospite nostro domenica scorsa, abbiamo visto Patrick Pitton, anche lui presente, il sindaco, il primo cittadino, Lotto, l'ex presidentissimo Dalle Carbonare, tanta gente, ma soprattutto un bel momento di festa, un bel momento di sport al Palazzetto dello Sport di Grisignano. Vai pure Marco. Sì, bella immagine, aggiungo proprio 30 secondi, ha detto bene il presidente Ruzza, lo sport deve essere aperto veramente a tutti, un bel messaggio soprattutto per questi ragazzi che si impegnano veramente alla grande. Siamo ai titoli di coda in chiusura, quindi ecco, buon Natale, felice anno nuovo 2019, grazie, quindi siamo già in cominciamo clima già con gli auguri, è stato anche ma l'avvento. Non con i panettoni, eh? No, per carità. Solo con gli auguri, panettoni anche... c'è tempo. Sì, anche perché il Pandoro costa. No, a perché... proposito, chiedo scusa. No, perché Pandoro, altri... Pan, certo, d'oro, certo. Altri due inviti ci sono giunti questa settimana. Ho detto che sarà pressoché impossibile essere presente nelle varie società. Ringraziamo fin d'ora. Sicuramente se siamo in grado ci verremo più che volentieri. Purtroppo abbiamo già due o tre accavallamenti, esatto. E sarà impossibile essere presenti a tutti i vostri inviti. Grazie comunque, ci sentiremo quanto prima. Perfetto. Siamo proprio in chiusura. Io parto dal punto centrale del tridente, dal presidente, se vuole fare qualche saluto, non prima di aver letto due messaggi. Scusa presidente, buon Natale, felice 2019, ok,
comportamenti sportivi esemplari, grande società, Cartura, congratulazioni Mimmo da Vicenza. Saluto anch'io Mimmo da Vicenza che ci segue ogni domenica, saluto anche Sara ovviamente, quindi so che sono in quelli di Altavilla, due miei tifosi. Ok, Presidente, i saluti ovviamente. Sì, beh, approfitto allora anch'io per fare gli auguri di Buon Natale e fine anno a tutti quanti, in particolar modo ai dirigenti del Cartura Calcio, a cui voglio molto bene, ai ragazzi, agli atleti ovviamente, e ai genitori che vengono a sostenerli ogni partita e anche spesso agli allenamenti. Vorrei ricordare stasera che una figura importante a Cartura Calcio, che è Fabio Tramarin, il nostro tesoriere, la famiglia Colusso, ne avrei tanti da ricordare, però magari mia mamma che è la nonna di tutti i ragazzini del settore giovanile, e poi saluti i miei dipendenti. Certo, che domani saranno presenti. Che domani saranno presenti e saranno particolarmente felici perché abbiamo vinto, e quando vincono e quando le squadre di Cartura vincono, allora io inizio bene la settimana. Perfetto, quindi tutti presenti. Grazie sì. A te Marco e ad Agostino di averci ospitato, e magari se ci ospitate venremo volentieri anche a fine anno, così faremo il bilancio di fine stagione. Io devo solo ringraziare voi perché è sempre un piacere, non è retorica, quindi a noi fa solo piacere invitarmi, scherzi. Non è secondo ovviamente ad altri, Federico Nicchele, del Calcio Padova, perché noi da quest'anno stiamo collaborando, siamo società partner del Calcio Padova e siamo orgogliosi di esserlo, speriamo che poi ci vogliano bene e a fine anno ci prendano come società gemellata. Noi speriamo di far bella figura e siamo contenti di partecipare. Insomma, che qualche testato di stima c'è stato, insomma, dai, ci mancherebbe. Alberto, se vuoi qualcuno salutare, qualcosa da aggiungere, ma saluti soprattutto. Ma indubbiamente, diciamo, mi collego a quanto detto dal Presidente e ringrazio voi per quanto riguarda la disponibilità e l'ospitalità per darci l'opportunità di far conoscere questa nostra società. Confermo un saluto alla società Calcio Padova, che si è posta con noi in termini completamente di massima disponibilità e non come una società professionista che cerca di ricavarne da società collegate dei vantaggi, ma che dà dei vantaggi alle società collegate, perché indubbiamente il loro atteggiamento è un atteggiamento molto professionale, molto disponibile, collaborativo, ci arricchisce ogni spessissimo, perché fa degli stage sia per i dirigenti che per gli allenatori, e indubbiamente è un obbligo da parte nostra parteciparvi, perché indubbiamente questo fa sì che anche noi nel nostro piccolo possiamo migliorare quotidianamente. Certo. Chiudo con il mister con il quale ci vediamo martedì, questo provino non ci sarò martedì, meriti dell'altro, quindi faccio fare i saluti. Lascio a te l'onore di chiudere la puntata. Sì, volevo salutare voi intanto per averci invitati, e per i saluti sarò breve. Saluto tutti i ragazzi che saranno numerosi davanti alla TV a guardarci. Sono stati bravi con i messaggi anche. No, pensavo peggio. Ma può darsi che ce ne sono degli altri, li abbiamo tagliati, ce ne saranno. Dopo vai a leggere il resto. Scherzo. E saluto tutti gli amici che ho, e soprattutto devo salutare la mia tifosa numero uno, che è mia figlia Giorgia, che mi segue dappertutto. Perfetto, questa è una grande cosa. A noi Agostino ringraziamo anche voi, perché ovviamente ci fa solo piacere avervi in trasmissione, avete conosciuto il Cartura. Ci vediamo in replica a 12:30, ci vediamo noi domenica prossima. Agostino, domenica prossima, lascio a te. Non prima però di ricordare bene il Cittadella, scontro tra Granata e vittoria sulla Salernitana, mentre purtroppo il nostro Padova è tornato da Cosenza con una sonora sconfitta al 94esimo, sonora in quanto è giunta proprio in zona Cesarini. Il Venezia giocherà domani, mi pare, domani sera a Foggia. Dalle parti tue. Dalle parti mie, dalle parti io tue. Mi sa che ti farò Foggia. A te la palla. Perfetto, allora ok, io saluto tutti quanti, appuntamento domenica prossima, grazie per l'attenzione, ovviamente buona domenica a tutti. Grazie. Buonasera, buon gioco a tutti.
Ci sono emozioni che non si possono dimenticare e profumi che ti aiutano a ricordarle. Le tradizioni diventano parte della tua vita e con esse il loro gusto, unico e inconfondibile. Spero che anche per mio figlio sarà così un giorno, ma credo sia già sulla buona strada. Italbontà, il sapore è nella tradizione.